Ciao a tutti ragazzi dal vostro Ice Freedom e bentornati o benvenuti sul mio canale. Allora, videoguida al trofeo geniere. Dettagli dicono: elimina l'obiettivo principale mentre è in un veicolo usando una mina. Allora, la mina bisogna equipaggiarla già nel menu equipaggiamento prima di partire con il contratto. Poi selezionate l'area Valle di Beketov e appena siete allo spawn, che è qua, selezionate il punto rapido che c'è in alto e vi teletrasportate qua. Qui c'è Dorjev che parte da qua col veicolo e viene giù alla villa di Petroshenko e noi piazzeremo la mina da qualche parte e lo faremo saltare. Allora, adesso bisogna andare fino più o meno giù alla villa per attivare il cosiddetto trigger che poi fa partire la cosa. Quindi ci avviciniamo già alla villa e cerchiamo di non allertare nessuno, nemici, perché altrimenti se vengono allertati salta tutto. Quindi direi di fare il più stealth possibile. Qua ce ne sono due qua davanti. Di qua ce n'erano altri due. Quando arrivate qua accucciati, lì davanti ci sono due nemici e poi dovrebbe esserci il corazzato anche di là sicuramente. Andiamo di qua, vediamo se lo vediamo. È là quello. In teoria quei due lì non ci danno fastidio. Dobbiamo tirare giù questi due qua. Quei due là anche non ci danno fastidio. Voilà, perfetto. Adesso veniamo qua. Qua, questa è la strada da dove viene lui, arriva da là, poi gira qua e va là alla villa. Allora, equipaggiamo la mina anticarro TMRP6, piazziamo una qua, e una qua, tanto per essere sicuri. Voilà, una e una due. Adesso dobbiamo avvicinarci un po' alla villa per far partire sto automatico trigger. Dobbiamo stare attenti perché là sul tetto c'è un cecchinazzo, eccolo là. Allora, poi quei due lì, vabbè, quei due lì non ci danno fastidio in teoria. Dobbiamo solo avvicinarci un po'. Il cecchino. Dorjev has left his camp. No. ETA, okay. 90 seconds from you. Lo lasciamo lì. Ecco, adesso abbiamo ricevuto la notifica che tra 93 e 95 secondi Dorjev arriverà qua alla villa. Quindi questo è il momento giusto per andare a nascondersi un po' e assistere alla scena dell'esplosione. Mettiamo qua, belli tranquilli. Se apriamo la mappa lo vediamo anche, lui è qua adesso, sta avanzando. Comunque siate sicuri di andare di avanzare abbastanza verso la villa fino a quando si attiva questo trigger che fa partire questa cosa, ragazzi. Al massimo fate fuori il cecchino sopra il tetto, così vi potete avvicinare un po' di più. Vediamo, eccolo qua. È il cecchino, ecco, bastardo. Guarda che arriva. Gorgias dead.
Alla grande. Beh, missione compiuta, ragazzi. Ci sentiamo, ci vediamo al prossimo video. Statevi bene. Ciao, ragazzi.